Sono con noi Francesca Bertè, esperta IRSAI della Lombardia, Raffaele Sanzo, che è stato ospite in tutte queste puntate, dell'Ufficio Studi del Ministero della Pubblica Istruzione, Paola Ellero, esperta IRSAI del Veneto, e Maria Seminara, del Provveditorato agli Studi di Roma. Ecco, professore, vuole introdurci al primo filmato? Sì, è un gioco. Il gioco dell'oca, che credo conosciamo tutti, e lo vediamo, non c'è molto da capire, ma c'è da vedere come viene fatto, che tipo di linguaggio i ragazzi usano, e poi lo commentiamo per vedere che implicazioni e che potenzialità un gioco o un altro gioco può avere nell'apprendimento della lingua e soprattutto, o insieme all'apprendimento linguistico, che tipo di apporto il gioco può dare nello sviluppo delle capacità e delle abilità cognitive e linguistiche del bambino. Bene, grazie, vediamo il filmato. Ok, who has the dice? Who has the dice? Ah, you. Are you the first? Ok, throw the dice. Three. One, two, three. Go to? Go to the mountain. The mountain. Good. Stephanie? Three. One, two, three. Go to the mountain. Matthew? Leggi più forte, aloud. Go back. Not go back, go to. Go. Number oh, yes, number six. Go back to the gym. Oh, are you happy? No. Two. One, two. Go to the gym. Five. One, two, three, four, five. Go to the maze. Professoressa Ellero, lingua e gioco, come sono collegati? Beh, il bambino gioca moltissimo con la lingua e probabilmente impara moltissimo dal gioco, perché per lui il gioco è un'attività cognitiva in qualche modo, no? Che gli permette di conoscere e di misurarsi con la realtà. Qui in questo caso abbiamo visto un pezzettino piccolissimo di un gioco strutturato come il gioco dell'oca, che probabilmente all'interno dell'unità didattica deve avere una funzione di forte motivazione all'apprendimento della lettura. Sono bambini piuttosto piccoli, dovrebbe essere anche questo una terza classe, quindi l'insegnante abilmente introduce questa abilità, non facendogli leggere, ma costringendoli attraverso il gioco a ricercare nelle diverse tappe il loro percorso. Quindi anche qui vediamo una motivazione forte per i bambini per un'attività che è abbastanza complessa in lingua straniera. E l'importanza di utilizzare tecniche di questo tipo e anche di, diciamo, mi faccio usare questo sì. Di giocare sui giochi. Facciamo un esempio, questo gioco dell'oca che vediamo qui usato in questa situazione di classe abbastanza statica, può essere per esempio benissimo utilizzato, l'ho visto fare, con all'aperto, no? In cui sono i bambini stessi che per esempio si spostano e eseguono queste tappe, questo percorso e in qualche modo rispondono fisicamente attraverso i giochi e gli spostamenti alle indicazioni che ascoltano. E quindi in una fase iniziale per esempio è un buonissimo metodo per verificare la comprensione direttamente. È anche vero che sarebbe più naturale ai bambini giocare in lingua italiana? Certo, sicuramente, ma in qualche modo si può appunto creare la finzione dell'utilizzo della lingua straniera.
cioè la maestra, l'ambiente che li circonda deve essere presto, per esempio è abbastanza importante che le venga organizzata l'aula di lingua straniera, in cui quando i bambini entrano in qualche modo tutto attorno a loro parla di lingua straniera e parla in lingua straniera, in modo che loro possano immedesimarsi meglio nella, tra virgolette, necessità gioco, però necessità sì. gioco di usare la lingua straniera. E d'altra parte, perché poi non sembri che la lingua straniera è solo gioco, insomma, e che si limita a questo tipo di piccoli fasi, no, staccate, certo. probabilmente bisogna vedere anche il complesso dell'unità didattica in cui questa attività è inserita. E un altro aspetto che ritengo piuttosto importante è che l'attività di lingua straniera deve essere correlata e inserita all'interno della programmazione didattica di tutte le altre discipline, e prima di tutto per esempio l'italiano, i linguaggi musicali, il linguaggio corporeo, in modo tale che non rimanga solo all'interno dell'attività in lingua straniera per esempio l'approccio ludico, perché altrimenti rischierebbe di essere presa identificarla come... con il gioco, esatto, insomma. La ringrazio, esatto. Professor Sanzo. Ecco, ancora, visto che la nostra puntata è gioco e lingua, ancora più che un gioco direi una pièce teatrale. I ragazzi prima imparano qualche cosa, poi recitano, c'è una drammatizzazione di un certo tipo. Vorrei attirare l'attenzione dei miei colleghi sullo sforzo che l'insegnante fa fin dall'inizio di mettere l'allievo in condizione di ragionare. Cioè, sempre lo abbiamo visto, ma qui forse per certi aspetti anche in particolare. Chiede ai bambini di fare delle ipotesi su qualcosa che accenna a mostrare, quindi il bambino deve fare una correlazione fra un suono e un qualche cosa che poi si traduce in parola. Possiamo vedere insieme. Grazie, vediamo il filmato. Écoutez, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Ah, merci les enfants. Alors les enfants, vous devez deviner, d'accord? Gino, écoute. Qu'est-ce que c'est? Una torta. Non, ce sont des bonbons. Ça. Qu'est-ce que c'est, Julie? Una torta. Bravo! C'est un gros gâteau. C'est un gros gâteau. Oggi è il mio compleanno e ho tutti i miei amici in casa. Merci, Gino. Messigino. Cos'è, gente? No, è vero. Oh. Chi sei? Sei tu, sei no. Andre. Buongiorno. Buon anniversario. Oh, qu'est-ce que c'est? Sono dei bonbon. Oh, merci. Oh, qu'est-ce que c'est? Sono dei cioccolati. Oh, merci. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Gino, ti hanno evanto, Gino? No, j'ai 8 ans. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Mamma, j'ai 8 ans. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Buon anniversario, Gino. Buon anniversario, Gino. Buon anniversario, Gino. Buon anniversario. Allora, noi ascoltiamo il dialoghetto, bambini. È breve, breve, breve. Non vi spaventate se non capite tutto. Può darsi che qua... Daniel, che qualche parola voi non la capiate. È normale. Può darsi.
Quello che dovete cercare di capire, io sono sicura che tutti siete capaci di farlo perché siete bambini bravi, è capire il regalo che riceve questo personaggio che parla. Allora. Tout le monde a compris? Tutti avete capito, bambini? Tutti? Ha ricevuto il regalo. Bravissimo. Très bien, bravo, Maximilien, bravo. Très bien, Maximilien. Tu as deviné? Dessine, dessine, dessinez les enfants. Alors, voyons qui a deviné. Maximilien a deviné et toi, tu as deviné? Ah, bravo. Oh, tu as deviné? Seulement des bonbons? Seulement des bonbons? Oui. Seulement des bonbons? Tu es sûr? Adesso facciamo il gioco del musichiere. Fe do do colamo ti fre, fe do do ti ora di lolo. Vedo tutti ora di lolo, mamma è ta o chi fa di gatto, papà è tamba, fa di cioccolato. Vedo cola monti fra, vedo tutti ora di lolo. Vedo lo, vedo lo. Staccatela. Un chilometro a piezza, is, sa, is. Un chilometro a piezza, is, le sole. Due chilometri a piezza, is, sa, is. Tre chilometri a piezza, is, le sole. Tre chilometri a piezza. Professoressa Bertè, un commento a questo filmato. È un'esemplificazione veramente ricca di spunti e molto interessante. Prima di tutto il gioco delle ipotesi, chiamiamolo, quell'indovinello all'inizio. I bambini sono estremamente coinvolti, rispondono con entusiasmo, rispondono anche in italiano e l'insegnante accetta la risposta e la comunicazione è assicurata. Questo è molto interessante come approccio e coinvolgimento dell'alunno. In un secondo momento vediamo l'insegnante che guida gli alunni alla comunicazione in lingua straniera. E per questo c'è una drammatizzazione molto simpatica, coinvolgente. I bambini nel momento della drammatizzazione sono veramente coinvolti. Bisogna pensare che il bambino ha un approccio con la realtà che è multisensoriale. Il bambino impara ciò che sente, ma soprattutto si può anche vedere, toccare, costruire. Ecco, in questo caso i bambini hanno costruito una torta, c'è azione, c'è movimento e quindi la drammatizzazione è uno strumento, è una tecnica per l'apprendimento linguistico. Infine è interessante vedere la verifica dell'apprendimento fatta sotto forma di ascolto guidato. Mi è piaciuta molto la frase dell'insegnante: non preoccupatevi bambini se non capite tutto, ci sarà qualcosa che vogliamo sapere, dovete fare attenzione e capire qual è il regalo che il personaggio riceve. E il bambino comprende, deve comprendere, è una verifica della comprensione orale, e se comprende esegue correttamente il disegno. Infine il gioco, che è bello, c'è musica, mimo, gestualità in un coinvolgimento globale dell'attività del bambino, e anche per questo mi sembra interessante. Grazie. Professor Zanzo. Ecco, io aggiungerei un commento, abbiamo forse qualche secondo, per dire che durante tutti questi lavori talvolta ci è riuscito bene, talvolta meno bene, ma il bambino è stato in qualche misura condizionato dal mezzo e abbiamo visto in questo filmato anche questa, una teatralità per certi aspetti eccessiva, ma lo diciamo perché è giusto che lo diciamo, non è, io non farei recitare un bambino
così da teatro proprio, perché oh mamma, no, ci sono, no, io ho 8 anni invece di 9, cioè c'è proprio una, è proprio costruita, si può capire, è difficile che la mamma sbagli, insomma, che gli metta una candela in più rispetto all'età del bambino. Comunque, e in ogni caso, sono attività motivanti, perché non è solo il bambino che agisce, agiscono tutti, quindi vedete, anche quando non c'è questa strettissima correlazione con ipotesi che vogliamo fare, la cosa funziona, l'attività in classe funziona. Invece il prossimo esempio, dico invece nel senso che anche qui abbiamo sacrificato questa insegnante, abbiamo chiesto di fare un esempio di approccio situazionale, dove si vede che per quanto le sue tecniche poi coinvolgono in qualche misura gli allievi, si può vedere, e lo commenteremo dopo, il diverso clima didattico. Grazie, vediamo quindi questo filmato insieme. Allora, les enfants, aujourd'hui, nous allons revoir les vêtements. Voyons cette famille. Qu'est-ce qu'elle a, la dame ici? Une jupe bleue. Et le petit garçon? Ici. Une jupe blanche. C'est un pull blanc? Il est bleu. Ah, il est bleu le pull. Et la fille ici? Un pull vert. Un peu plus de vivacité, hein, les enfants. Et la fille ici, qu'est-ce qu'elle a? Les pieds de chaussettes blanches. Et ici, qu'est-ce que c'est? Les chaussures noires. Et la fille, la jeune fille? Les chemises blanches. Et qu'est-ce que c'est ça? Une jupe bleue. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un pull. Un pull bleu. Alors, pour savoir qu'est-ce qu'elle a mis une personne, il faut dire qu'est-ce que tu as mis? Répétez. Qu'est-ce que tu as mis? Et la personne répond, j'ai mis une jupe. J'ai mis une jupe. Alors, Riccardo et Sara et Valentina, venez ici. Voilà. Riccardo interroge Valentina. Et qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu as mis? Et Valentina? Qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis... Réponds. Qu'est-ce que tu as mis? Valentina? Qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis un menton violet. Très bien. Diego et Claudia. Change le couleur, la couleur. Qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis un manteau marron. Très bien. Professoressa Seminara, questa lezione ci è sembrata meno brillante delle altre, si può dire? Ha già accennato il professor Zanzo che questa è stata volutamente creata così. Praticamente l'insegnante si è prestata a questa nostra intenzione di calcare la mano un pochino sul situazionale, visto però infatti appare poco naturale questo modo di presentare diciamo la seconda lingua. I bambini ripetono in maniera piuttosto monotona, non sono molto vivaci, come la stessa insegnante invita i bambini ad essere un pochino più partecipi, vivaci, diciamo, ecco. Più partecipi, sì. Quindi diciamo che è stata una cosa organizzata in questo modo per esasperare un attimo. Certo, forse. Questa però è stata una scelta di regia in questo caso, però io immagino che in molte scuole italiane si insegna anche così. Io spererei di no. Abbiamo
voluto far vedere questo esempio. Noi, quelli che siamo qui, quelli che sono qui, hanno fatto delle opzioni metodologiche, inutile nasconderselo, non sarebbe evidente. Onesto, lo abbiamo ripetuto sistematicamente, tutti siamo, come dire, abbastanza convinti che l'approccio, e non il metodo, non mi stancherò mai di dirlo, l'approccio comunicativo che somma le positività degli altri metodi possa conseguire risultati più efficaci a livello di competenza comunicativa del bambino. E tuttavia, certo, abbiamo visto delle attività deboli nelle classi, le abbiamo viste durante anche le sperimentazioni di ampio respiro, e parlo di quella che conosco meglio, la sperimentazione del progetto ILSE, nonostante che ci fossimo sistematicamente intestarditi a far comprendere che comunicazione significa passaggio di informazione, ma talvolta può capitare. Ma non deve capitare nelle situazioni in cui il bambino non partecipa, in cui c'è distanza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Come si è visto in questo esempio, come in altri esempi che non abbiamo filmato perché non li conosciamo, ma che pure abbiamo, di cui pure abbiamo notizia, c'è distanza proprio, il bambino non partecipa. Come avete visto, sino ad oggi abbiamo visto canzoni, i bambini che si muovono, i bambini che corrono, che agiscono in relazione a ciò che la lingua fa. Vedete qui una classe che noi possiamo chiamare di tipo tradizionale, se vogliamo usare questo termine, sì. Senza nessuna connotazione negativa, perché noi veniamo, io non ho complessi, vengo da una scuola tradizionale tutto sommato, ho imparato a scrivere cominciando dalle aste, quindi non è che, però rispetto a quello che abbiamo visto di come può essere, questa è più tradizionale perché noi rappresentiamo il tradizionale, magari i giovani non lo sanno, quindi c'è un approccio più distante dalla realtà, coinvolgente tutti gli esempi che abbiamo visto adesso. L'insegnante si è prestata, insieme con lei se ne sono prestate tante. Noi dovremmo ringraziare, immagino, molti insegnanti, però io le volevo fare una domanda prima. Ma ecco, la grammatica non si insegna più nella scuola italiana? Ecco, meno male che me l'ha fatta nell'ultima puntata, perché qui scateniamo veramente una bagarre. La professoressa Ellero, che oltre a occuparsi di lingua straniera è una molto brava, un italianista di sicura affidabilità, potrebbe già da subito scatenare la polemica, e quindi non gli diamo la parola, ci limitiamo a lasciarla. Però l'abbiamo fatta arrossire. L'abbiamo fatta arrossire. Sì, perché lui mi compra coi complimenti. C'è un discorso da fare. Per la lingua straniera sicuramente, e lo dico nei programmi, lo dico nelle indicazioni metodologiche, si fa una riflessione sulla lingua soltanto ove se ne ravvisi la necessità per chiarire delle forme d'uso che non sono così comuni, e quindi capita che o per analogia o per contrasto si fa riferimento alla lingua italiana, per cui c'è una forma di consapevolizzazione delle strutture della lingua. Sì. Quindi in lingua straniera decisamente questo termine grammatica non è molto diffuso. Per l'italiano invece sembrerebbe anche lì i programmi danno delle indicazioni molto serie e precise. Quindi anche lì non c'è scritto l'insegnamento della grammatica. E tuttavia registriamo con qualche dolore, devo dire, che la preoccupazione dei maestri di far fronte alla richiesta dei genitori prima, ma soprattutto dei professori di scuola media dopo, li induce a peccare talvolta in questo senso, a cercare di preparare una strumentazione di tipo grammaticale per affrontare la scuola media, e questo non è proprio previsto nei programmi, è previsto altro, e se avessimo tempo credo, non so se vuoi dire due, se vuoi aggiungere qualche cosa Paola rispetto a... Beh, la questione che lei ha toccato è molto grossa, non solo per l'insegnamento della lingua straniera, con cui concordo con Raffaele, insomma non si insegna grammaticalmente, no. Si possono far notare delle affinità o delle differenze, emergere dai bambini che hanno già acquisito in quella struttura linguistica dei meccanismi di regola, ecco, ma solo dopo che. Per l'italiano si apre tutta una grossa questione che giustamente dice Raffaele, meriterebbe un altro ciclo, sì, perché rischieremmo un altro ciclo. Di dire delle cose un po' superficiali così in chiusura di trasmissione. La ringrazio, ecco, io però vorrei ancora, che penso che si debba ancora ringraziare qualcuno, perché questa trasmissione l'abbiamo fatta in tanti. Io desidero ringraziare l'ispettore Danieli, che non sta male, non ha potuto seguire personalmente anche questo dibattito. Questi dibattiti, ma soprattutto
soprattutto gli insegnanti, che a due settimane dall'inizio della scuola, con sacrifici personali, talvolta snaturandosi, perché hanno dovuto mostrare esempi diversi dai loro percorsi di insegnamento, che sono di norma eccellenti, hanno permesso a noi di stare qui, discutere su come si insegna, che cosa, quando, a chi, perché, e ringraziarli anche della loro capacità di esporsi insieme. E questi ringraziamenti vanno estesi ai miei colleghi che hanno monitorato tutta l'operazione nelle varie città in cui le riprese si sono svolte, che tutti possono identificare facilmente, perché in ogni città le persone che si occupano di queste cose sono ben note. Grazie professore. Vorrei concludere questo nostro programma lasciando la parola ai bambini, che sono stati poi i veri protagonisti. L'ultimo filmato è proprio parla di loro. Grazie. Ci sono i comandi con lui. Vediamo come riusciamo a fare. Thank you.